Ciao a tutti e benvenuti a questo quinto episodio della rubrica A spasso con l'anima. Oggi, in questo breve video, ci addentriamo ancora di più nel mondo dello spirito e andremo a scoprire insieme che cosa accade dopo l'incontro che abbiamo con le anime che ci hanno accolto. Dopo che le anime ci hanno salutato in maniera amorevole e ci hanno anche accolto all'ingresso, arriva proprio il momento di dirigerci verso il luogo di guarigione. Ovviamente dopo essere stati esaminati dalle nostre guide spirituali. E dopo che questo viene fatto, veniamo indirizzati al nostro gruppo spirituale di appartenenza. Intanto voglio farvi una piccola premessa. Quando all'interno di questo video o di altri parlerò di termini, luoghi e spazi, chiaramente non parlo di luoghi e spazi fisici. Il modo in cui Michael Newton racconta lo spazio dove vengono condotte le anime dopo l'incontro con il gruppo di appartenenza è molto interessante. Michael ce lo descrive come una sorta di ospedale da campo o una sorta di stazione sanitaria in cui trovano ricovero le anime rimaste ferite durante le battaglie terrene. Dalle persone che attraverso la regressione alla vita tra le vite viene sperimentato questo luogo, invece viene descritto un po' come un centro di pura energia, un centro di guarigione. Diciamo che le anime si rigenerano e purificano dalle imperfezioni, chiamiamole così, terreni, come in una doccia di luce che penetra nella loro essenza. E le impronte vengono ripulite da quell'esistenza. E le anime al loro ritorno a casa provano proprio un grande senso di stanchezza e risentono della loro forma fisica in cui si sono incarnati. È come se ogni corpo imprimesse sull'anima una sorta di marchio come che dura per un certo tempo. E alcune esistenze continuano a esercitare influsso sulle anime producendo ricordi dei quali è difficile liberarsi anche dopo la morte fisica. E queste sono quelle che nel Theta Healing chiamiamo le convinzioni a livello dell'anima, quelle proprio profonde. E questa doccia di luce, diciamo che viene descritta come una luce che attraversa l'anima portando via con sé tutti quelli che vengono definiti germi negativi, e questo permette proprio di disfarsi di tutti quei vincoli che ci tengono legati da un'esistenza a un'altra e recuperare la nostra integrità. E chiaramente quando le anime sono più giovani e inesperte tornano in questo spazio purificatore con molta impurità addosso. E l'energia purificatrice sembra meno efficace, in quanto l'anima non sa come sfruttarla al meglio. E questo fa sì che alcune ferite continuino ad affliggerle. E questo ci spiega come mai alcune ferite dell'anima più profonde vengano trasportate di vita in vita fino alla loro risoluzione. La doccia di guarigione è una preparazione alla rigenerazione dell'anima. E per le anime più giovani continua la fase anche di orientamento, che prevede una lunga seduta di riflessione con la propria guida spirituale e dove si passa in rassegna l'ultima vita terrena. E in questo spazio si ha l'occasione di sciogliere quei nodi emotivi e anche di entrare in perfetta in sintonia con il mondo spirituale. Dovete sapere che le nostre guide sono molto gentili, ma al tempo stesso sono esigenti e agiscono con fermezza, premura, in quanto conoscono le nostre predisposizioni, le nostre paure, i nostri punti deboli, ma anche i nostri talenti. E loro sono sempre pronte a sostenerci, ad aiutarci, a condizione però che dimostriamo dell'impegno. E ovviamente se manca la buona volontà, il nostro sviluppo si blocca. E ovviamente, in quanto comunichiamo telepaticamente, sappiamo che non possiamo ingannare in nessun modo le nostre guide.
Questo processo, che si chiama orientamento, può essere diverso a seconda dell'esperienza appena completata dall'anima e dallo stato mentale in cui essa si trova. In questo spazio vengono prese in esame tutte le cose che l'anima ha compiuto o che avrebbe potuto fare. Dopodiché l'anima si può riposare e rilassare. Però questo è il procedimento per le anime meno esperte. Per quanto riguarda invece le anime più avanzate, esse non hanno bisogno di questa fase di orientamento. Il loro rendersi conto delle vite passate si svolge in un momento successivo e alla presenza già di entità superiori. Ovviamente il procedimento è diverso in quanto le anime più giovani necessitano di maggiore attenzione in un passaggio che è molto delicato, che è quello tra la forma fisica e la forma spirituale. Questo attento lavoro di analisi che le guide compiono serve per far comprendere le azioni e i sentimenti all'anima al fine di dare il giusto indirizzo poi per la nuova vita che gli attende. È come un autoesame proprio che viene compiuto dopo ogni morte e in questo spazio non esistono castighi o punizione, perché questi castighi e le punizioni sono una questione terrena, ma sappiate che ciò che l'anima non ha il coraggio di affrontare in un'esistenza, la dovrà affrontare nelle vite successive. Quindi, chiaramente è utile utilizzare la nostra consapevolezza di essere un'anima incarnata in un corpo per andare oltre i nostri limiti e per evitare di ripetere le vite con le stesse problematiche, non trovate? Invece, quando l'anima ha una vita fruttuosa e utile per sé e per gli altri, il ritorno a casa è molto entusiasmante, al contrario di quelli che sprecano l'esistenza, magari suicidandosi e tornando a casa chiaramente in uno stato di avvilimento. L'anima di vita in vita chiaramente fissa degli obiettivi ed è portata a realizzarli. E se falliamo, dovremmo ricominciare da capo. Ma sappiate che quando falliamo, le nostre guide non sono deluse, ma ovviamente ci invitano ad andare oltre, ma ci fanno anche riflettere sugli effetti nocivi provocati dalle nostre resistenze. Quando scegliamo un corpo e programmiamo il nostro futuro prima di tornare sulla Terra, è come se stringessimo un patto con la nostra guida, ovvero accettiamo di non ricordare le nostre vite passate in quanto è meglio imparare da zero, piuttosto che sapere in anticipo che cosa ci accadrà sulla base delle nostre esperienze passate. E anche perché se ricordassimo tutto, rischieremmo di rimanere legati al nostro passato invece di tentare delle nuove strategie per risolvere gli stessi problemi. E poi pensate se potremmo sentirci di volerci vendicare o riscattare dei torti subiti in altre vite, che confusione verrebbe fuori. A volte però sappiate che attraverso i sogni possiamo avere alcuni pezzi di conoscenza e che quando abbiamo dei momenti di crisi le nostre guide ci vengono in aiuto, mandandoci dei segnali, dandoci degli indizi, che a volte ci fanno balenare proprio nella mente alcune idee per aiutarci durante questo percorso. Sappiate che qualunque corpo abitiamo e le condizioni di vita in cui ci troviamo, la nostra identità eterna non ci abbandona mai. E ciò che siamo veramente, trapela quotidianamente attraverso i nostri pensieri. E dà un senso tutto questo alla nostra esistenza. Non abbiamo scuse sui fallimenti delle nostre esistenze, ma l'anima se ne rende proprio conto nel momento in cui lascia il corpo, che è per esso come uno schermo. In quel momento in cui lascia il corpo, comprende gli errori commessi nella vita, in quella vita. Dopodiché, a seguito della seduta di orientamento con le nostre guide spirituali,
Poi proseguiamo con il confronto con entità di grado superiore che possono essere maestri, anziani, saggi o altro. E le sedute di valutazione prendono in esame la vita passata e il relativo giudizio di valore, tenendo conto dei propositi originali che hanno motivato la nostra scelta e le azioni compiute nell'arco di quella vita. Però non ci sarà mai una condanna drastica per un'anima, ma magari si attiverà il karma che gli permetterà di riportare, diciamo così, in equilibrio il tutto nel corso delle vite future. Dovete però sapere che anche se la mente umana non possiede un senso etico innato, la responsabilità della coscienza ovviamente grava tutta sull'anima, ma nonostante ciò il perdono regna sovrano nel mondo spirituale. Finito il colloquio di orientamento, l'anima quindi saluta la propria guida e si incammina insieme ad altri spiriti verso un grande centro di assembramento di cui parleremo nei prossimi episodi. Quindi vi consiglio di continuare a seguire questa rubrica A spasso con l'anima affinché possiate scoprire tutto ciò che siamo nella vita tra le vite e comprendere quale percorso facciamo. Adesso vi invito nuovamente quindi a mettere mi piace o a seguire la pagina di Studio Deva, Anime verso la consapevolezza, ma anche di seguirmi su YouTube in modo tale da poter continuare a seguire questa rubrica. Come sempre, sono Raika Maria Manieri e sono al vostro servizio.